Sindaco Peppe Cassì, oggi lunedì 2 giugno la consegna degli attestati relativi al progetto inerente il rapporto uomo-donna e anche la figura della donna nella cultura tradizionale siciliana. Dunque, che giornata è questa? Perché è così importante? In cosa consiste in particolare il progetto, questa iniziativa? Sì, è un progetto portato avanti dall'assessorato alla pubblica istruzione, in particolare l'assessore Giovanni Agono, che ha creduto molto e ha fatto bene. È una cosa molto interessante che ha coinvolto tante scuole, tanti ragazzi sono stati coinvolti appunto in un progetto nel quale la donna è al centro dell'approfondimento, il ruolo della donna, l'importanza della donna e quindi un tema anche di rilevanza sociale non indifferente. Oggi c'è stata la consegna degli attestati ai ragazzi, devo dire una grande partecipazione, una grande giornata di festa alla fine dell'anno scolastico, all'inizio appunto delle vacanze estive, i ragazzi hanno con gioia ricevuto i loro attestati, segno di vitalità, di partecipazione, una cittadinanza attiva che già comincia a questa età, in giovane età, a mostrare interesse verso la comunità ragusana, verso i temi sociali più rilevanti. Ecco, si tratta anche di un passo avanti nell'ottica dell'insegnamento di valori chiave, cruciali come quelli del rispetto per la donna, la tutela della figura della donna e alla luce anche delle situazioni, degli episodi spiacevoli che troppo spesso purtroppo si vengono a verificare. Ecco, è veramente un passo importante già a quest'età a fare passare questo messaggio e trasmettere questi valori. Sì, no, indubbiamente la finalità era proprio questa, il tema della donna, visto l'attualità insomma, che ci porta tutti i giorni di fronte a temi diciamo, veramente drammatici, violenze sulle donne, è purtroppo qualcosa all'ordine del giorno, quindi se già da questa età i ragazzi cominciano a discutere di questo argomento, a porsi dei problemi e a discuterne tra di loro, con la finalità appunto di individuare un corretto diciamo, stile di vita, un comportamento in generale rispetto nei confronti di tutti, ovviamente non solo della donna, ma il tema centrale in questo caso appunto era la donna, ecco, una società sana è una società che magari già in età giovanile si pone queste tematiche, se le affronta e ne fa oggetto di confronto e di discussione.